Un disonore, a mio avviso, per tutti i cantautori e musicisti che creano opere d'arte trasformandole in poesie. Oh, c'è Sanremo! Chiamato. Chiamato. Achille Lauro è un rapper e cantante italiano, nato per i suoi lavori nell'hip hop. Ha partecipato nella 69esima edizione del Festival di Sanremo. È considerato il pioniere della samba trap. È sceso dalle scale dell'Ariston avvolto da una cappa nera e oro. Poi si è spogliato svelando il nude look maschile mai visto sul palco di Sanremo. Ha spiegato in un comunicato che voleva omaggiare la figura di San Francesco che si spoglia nei beni terreni nell'iconografia di Giotto. Il cantante ha stupito tutti per l'esibizione della sua canzone di Me ne frego. In base alla sua scenografia sul palco, ho chiesto un piccolo sondaggio agli italiani, chiedendo cosa ne pensavano del suo look. La fine. Ha il suo perché. Laura. Ci sono cascato di nuovo. Taxi è un gioco. Io dico, se a Sanremo c'è una Achille Lauro, e come mai manca un young signorino nella vecchia fattoria? Alfa, alfabeto, IA, alfa, alfabeto, IA, e, L'anno scorso con la canzone Rolls Royce venne paragonato a Vasco Rossi. Rolls Royce è il nome di una droga che viene utilizzata in discoteca dai giovanissimi. Ovviamente lui aveva negato. Morgan l'anno scorso lo difese dicendo che anche Battisti nelle sue canzoni parlava di droga. Anche quest'anno cerca di imitare Vasco Rossi. L'anno scorso si presentò con la canzone Rolls Royce. Quest'anno con la canzone Me ne frego, che appunto era uno dei tanti slogan fascisti. Dimmi una bugia, me la bevo. Sì, sono ubriaco e annego. O sì, me ne frego, davvero, sì, me ne frego. Queste sono alcune parole del testo della canzone, alco, alfogare. Ma se l'amore fa questi effetti, forse è meglio darsi alle droghe?